grandissimi, sono Indo ragazzi, sono qui oggi a portare questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto una guida su Assassin's Creed Syndicate. In questo video ragazzi vi porterò tutte le locazioni di tutti i tesori di Assassin's Creed Syndicate, quindi tutti i tesori presenti a Londra, sia i tesori, chiamiamoli così, di scrigni d'oro che gli scrigni normali, che sono diciamo quelli bianchi sulla mappa. Praticamente ragazzi vi porterò le immagini di ogni quartiere con all'interno gli scrigni sia d'oro che non presenti. Ragazzi, non vi ho portato una guida più dettagliata, nel senso che non vi ho portato una guida nella quale io andavo di persona in gioco a prendere gli scrigni direttamente, perché è una guida che richiede moltissimo tempo e la sto ancora provando a fare, ma veramente molto lunga, perché parliamo di un numero esorbitante di scrigni. Quindi ho preferito portarvi una guida prima, come questa, però magari forse un po' meno dettagliata. Però comunque vi do lo stesso modo la locazione di tutti gli scrigni sulla cartina e poi voi tranquillamente sapete che in quella zona lì ci sono questi scrigni. Quindi sicuramente, non è, forse meno dettagliata, ma è molto precisa comunque. Quindi spero che comunque siate contenti e vi possa bastare una guida così, che dal mio punto di vista è sempre molto dettagliata. Ma partiamo subito ragazzi dal primo quartiere, cioè Whitechapel, nella quale troviamo ragazzi bensì due scrigni d'oro e bensì 25 scrigni, chiamiamo così, normali, quindi quelli bianchi. Il secondo quartiere ragazzi è la City of London, qua avremo due immagini, perché non ci sta un'unica immagine nel quartiere della City di Londra, nella quale troviamo bensì 5 scrigni d'oro e 65 scrigni, chiamo, normali. Poi abbiamo il quartiere di Lambeth, che ha un numero di 3 scrigni d'oro e ben 40 scrigni normali. Poi ragazzi abbiamo il quartiere di Strand, che ha bensì anche questo 4 scrigni d'oro e ben 50 scrigni normali. Anche in questo caso scorreranno più di un'immagine per il quartiere. Poi abbiamo il quartiere di Southwark, che anche in questo caso abbiamo due immagini per questo quartiere, nella quale troviamo bensì 4 scrigni d'oro e 40 scrigni normali. Abbiamo il quartiere del Tamigi, quindi tutto il Tamigi, anche qua ovviamente ho dovuto realizzare bensì 4 immagini per dividere il Tamigi, nella quale troviamo comunque un solo scrigno d'oro e 25 scrigni normali. Poi passiamo al quartiere di Westminster, nella quale troviamo bensì 5 scrigni d'oro e ragazzi 60 scrigni normali. Ok ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e interessato, mi scuso ancora se non ho fatto una guida ancora più dettagliata, però credo che questo qua sia già un'ottima guida che vi faciliterà molto la ricerca. Quindi fatemi sapere sotto nei commenti se avete qualcosa che non è tutto chiaro, se qualche screen non lo trovate, chiarirò le idee io. Vi lascio con un mi piace, un commento e iscrizione, ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao!